Anna Pellegrino. Buonasera, prego al centro, il microfono. Buonasera a tutti. Io sono fiera di essere italiana perché l'Italia, come si sa, è la nazione più ricca di opere d'arte e quindi io sono, non posso che essere contenta perché sono un'artista. Per quanto però mi riguarda, siccome questi uomini sono passati, diciamo, alla storia così, perché sono comunque degli illuminati, sono stati degli illuminati e sono delle persone che ci hanno lasciato delle opere, quindi sono immortali. Vorrei in futuro, desidero con tutto il mio cuore, che tutti gli artisti, ma anche tutte le persone del mondo possano fruire della bellezza, perché la bellezza ci rende più migliori, tutto qui. E in futuro vorrei non vergognarmi di cose che sono accadute come al colonnello Carlo Calcagni, perché è veramente una cosa vergognosa. Io sono accanto a lui, sono, e posso dire che anche lui passerà la storia come questi illuminati tipo Dante e tipo Michelangelo, perché un uomo così coraggioso che è stato messo allo sbaraglio, praticamente la sua vita è stata messa in pericolo a sua insaputa, non può che essere ammirato, e io sono fiera di essere una sua connazionale. Mi auguro che la sua battaglia verrà vinta, però per quanto mi riguarda lui è già un vincitore, perché se è qui con noi, è stato qui a parlare di sé e lotta ancora con la sua resilienza, perché non c'è nulla da vergognarsi, anzi la resilienza è una delle qualità, diciamo, delle caratteristiche più invidiate al mondo, e io posso solo provare una grande ammirazione per il colonnello, così come ho provato ammirazione e sono orgogliosa di essere una italiana, quindi di essere nata nella nazione di Dante e di Michelangelo. Vi ringrazio tutti, grazie e buonasera. Grazie. Il premio Anna Pellegrino.